Ragazzi, mentre andavamo in prigione nello scorso gameplay, ha crashato il gioco per la seconda volta. Quindi, vi ricordate della mia promessa? Ci vediamo al Thalberg? Non può succedere. Non può succedere. Perché non ci possiamo neanche prendere la prigione. Perché il gioco crasha. Quindi è per la quarta volta che siamo qui al campo dei banditi. Però abbiamo scoperto che il tronco sul quale abbiamo appoggiato i piedi è magico. Se noi appoggiamo i piedi su quel tronco siamo invisibili per tutti. Quindi, ricapitolando, che si fa? È impossibile, qua spawnano dalle fottute pareti. Prima stavo facendo i cazzi miei, come sono uscito? Non può vederti perché c'è il muro invisibile tutto intorno all'accampamento. Ed è lo stesso muro invisibile in cui ci ma siamo. Ma c'era, no, c'era un... Ma quello ce l'ha col cavallo. Quello ce l'ha col cavallo. È la prima volta. Sono un attimo bloccato, sai. Ma quello dove quello... cazzo? Aspetta, scusa, faccio una cosa. Dai, vai, scappa dentro. Vai a fare una super ricognizione. Ok, dai, torna da Serrazig. Per loro questa è un'ispezione all'accampamento, attenzione. Ok, qui siamo all'inizio dell'accampamento. Porca troia. Sono sicuro di potercela fare. Non mi voglio girare dietro. Non ti vedono. Madonna. Vai. Non ti vedono. Sospettano della tua presenza, ma non... Le frecce, dai fuoco alle frecce. Il carretto. Sono sicuro. Posso fare di meglio. Ah, vedi? Gli sto dando delle intuizioni tattiche. Niente, non è un muretto invalicabile questo. Beh, però abbiamo, penso, più informazioni rispetto all'altra volta, giusto? Mo sì. Madonna, musicanti di Brema, tutti in fila. Scappa. Niente. No, niente. Dai, gambe, andiamo da Serrazzi. Cioè, prima andiamo a prenderci... Prima salviamo. Grappa del salvatorio, qua non ci voglio tornare mai più. Mi sono tirato. Non posso andare oltre una certa zona. No, si sono tutti incastrati tra i cespugli. Se mi sposto. Mi sono incastrato pure io. Avete perso tutti i facoltà di muovere. Monta, tu sei l'unico che si può muovere. Tutti i personaggi hanno perso le facoltà motorie. Tranne me adesso. Scusami. No, il cavallo non si muove più. Vi siete bloccati tutti. Oh, raga, io per tanti anni ho giocato a tanti giochi. Io non ho mai visto così tante baccate in un solo titolo. Ma questa è nuova, però. È impossibile. Da cosa può dipendere questa cosa? Pebble, però, ha la facoltà di andarsene. La freccia si è fermata a mezz'aria, è qui. È tutto fermo. Nessuno può seguire un vettore. È un bug allucinante. Scusa, mi fai vedere le frecce? Da un momento all'altro arriva Dottor V. Poi c'è intorno il brillio del Matrix, sai? È come se fossimo online e il server si sia fermato a un certo punto. Allora, noi abbiamo dei poteri. Allora, Redez blocca i giochi. Io invece faccio scappare senza motivo. È entrato in pausa. Come è entrato in pausa? Siamo nel menu di pausa. È l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi, ma senza la pausa. Vai nel menu di pausa. Ora dovrebbero picchiarti tutti. E invece no. Viaggio rapido. Proviamo un viaggio rapido. Eh sì, è l'unica cosa. Io sto in piedi sul cavallo. Ma com'è accaduto, sai? Io... Ragazzi, è il gioco. Ma gli altri se ne sono andati, però. Guarda, è rimasto solo l'arciere. Dov'è altri... il cavallo? Sotto di te. Sotto lì. Non posso camminare. Cioè, posso camminare nel vuoto. In tutto ciò. Pebble si muove.
È arrivato. È allucinante sta roba. No, vabbè, ragazzi, è fantastico. Ma Pebble dove è andato? Dov'è Pebble? No, vabbè, raga, io non ho mai visto una cosa così. 34 anni che videogiochiamo, non abbiamo mai visto una cosa così. Questo. Ma più si va avanti e più si peggiora. Vai, viaggio rapido. Perché sto combattendo? Siamo ingulati. Non si può, stiamo combattendo secondo il gioco. Eh sì, perché quello ci vede là. Andiamo a riavviare. Ragazzi, prima ha crashato mentre andavamo in prigione. Poi siamo tornati qui. Adesso però questo è un altro bug della vita. Perché questi non possono succedere. Cioè, a distanza di due gameplay mi sono successe cose che a voi umani proprio. Ma con tutto che è abbastanza strano anche che Serragic scappi. Cioè, no, ma quello è plausibile, ma questo no. Ci capisci? Poi perché c'è questa luce intorno? Perché devono spawnare da qualche parte le frecce. Oppure hanno bucato il muro del suono, non lo so. Allora, noi sappiamo che il publisher di Kingdom Come Deliverance non sarà molto interessato a noi come personaggi, no? Però gli chiediamo: ma quanti altri youtubers riescono a scavare così a fondo nel titolo che state... Ma io rimarrei qui ore a studiare la situazione. Il problema è che installo la situazione. No, ma non possiamo fare più niente. Dovremmo riavviare. Potremmo provare a mangiare, prova a mangiare. No, perché siamo in battaglia, non possiamo fare un cazzo. Saremmo potuti partire se non fossimo stati in battaglia. Se noi non seguiamo quello... E come lo seguiamo? Porca troia, siamo bloccati. Non c'è modo, eh? No, dobbiamo arrenderci, dai. Dobbiamo ricaricare il gioco. È bloccato. Dobbiamo chiudere gestione risorse. Ne ha preso posta. Spero che stia registrando in tutto ciò. Non ho nemmeno la certezza che lo stia facendo. Torniamo subito, ragazzi. Mo c'è sta. Ogni tanto ci sta che qualche piccolo problema. Vabbè, questo posso dirlo. Questo è il top. Io non ho mai visto un gioco rompersi in questa maniera. Collassare su se stesso così violentemente. Mai visto. Mai. E abbiamo provato alfa di ogni tipo, beta di ogni tipo. Io non ho mai visto una rottura così profonda. Ne ho provati giochi in alfa in cui magari mirando ti teletrasportavi. Succede. Però no così. Però non è possibile io che succedano solo quando prendo io in mano. C'è da dire. Cioè, perché se una volta, due. Ma qui abbiamo superato le decine, eh. Allora, entra di corsa nell'accampamento. Farò come voglio, cioè. Che poi lui parla piano come se stesse facendo tutto sneaky sneaky, eh. Ma sarebbe stato troppo bello mangiargli nella pentola. Ok. Oh merda. Credo che sulle casse tu sia al sicuro. Porca troia, vattene. No, sono bloccato. Togli quelle mani così. Sono bloccato. Vai. Ce la posso fare, ce la posso fare. Buono. Sì, così. Sono bravissimo. Ok, scappa. Vattene di là, tanto loro non lo lasciano l'accampamento. Loro staranno sempre là, ok. Però quanto vorrei andare nell'accampamento, come dico io. Lo so. Cioè, ma proprio tanto, capisci? Allora, io direi, andiamo a Talberg, mo. Paghiamo la legge. Poi andiamo da Serrazzi, che dobbiamo fare le cose con ordine. Allora, ragazzi, il punto è salvare e pagare il debito con la giustizia. Era dormi e salva, ora solo dormi? Spero che... No, dobbiamo essere sicuri. Ci sono tre qua dietro. È pure impossibile scappare. Vabbè, puoi scappare. Sono il maestro della fuga. Metterò in difficoltà. Porca troia, sono velocissimi. Guarda che belle le luci della città di notte.
proprio una bellissima atmosfera. Ok, sono morti tutti. Ragazzi, abbiamo vinto contro la giustizia. Dobbiamo ficcarci in qualche casa. Sì, giusto per dormire, per riposare un po'. Dovresti avere la torcia, però. Se no non vediamo nemmeno se c'è un giaciglio. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Mi piace questo tuo... Wow. Allora, se ci sono i proprietari di casa, uccidili, perché sennò ti denunciano. Perfetto, no? Sì. Non sa nessuno che sei qui, devi controllare solo se non ci sono altre persone in casa. Non credo, però. Mo non ti trova nessuno. No, però vedi, non ti fa soldi. No, però dormo almeno. Dormo la notte e mi recupero l'energia, capito? A posto. Allora, abbiamo salvato. Mo. Quindi tu vuoi andare a pagare il tuo debito? Sì, dobbiamo pagare il debito con la giustizia a Thalberg. Più alto di noi. Vabbè. Dieci giorni fottutissimi di prigione. Ragazzi, la cosa importante è che non crashi. Porca troia puttana. Allora. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema con la prigione. Non possiamo più andare in prigione. Non so perché qua. Meno male che ho salvato. Meno male che hai salvato, sennò ricominciamo dall'accampamento cumano. Sarebbe stata una tragedia. Però, ragazzi, il gioco ci si è irrimediabilmente rotto. E non è colpa nostra. No, perché si dovrebbe rompere? Perché il gioco è previsto che tu abbia una taglia, nel gioco è previsto che tu debba scontare il carcere. Non vedo perché scontare il carcere debba buggare anche la puttana di sua mamma. Queste cose poi ci fanno aumentare il gameplay irrimediabilmente. Un'ora che giochiamo noi, Entrati di soppiatto, dormono tutti. Vabbè, ma è fantastica questa situazione. Quindi all'alba uno può fare queste cose. Allora, poi in città dobbiamo andare all'alba. Cioè, ma poi nessuno sta a guardia? No. Oh, ma da fango. Buono. Ok, gli raccontiamo tutto veloce. Io direi che questa è andata piuttosto bene. Sì, sì, è andata di lusso. Però io mi sono quasi rotto il cazzo, io vorrei dormire. Che dici se dormo qua? Ma se poi si svegliano... No, ti svegliano e ti vogliono uccidere. Però stiamo facendo sneaky. Ma cioè, questa no, cosa noi non ce l'ha mai fatta. Non rompe per niente i coglioni comunque. Devo dire la verità, cioè è una genialata. Perché tu durante un viaggio rapido ti abboffa il cazzo. Cioè, ma vi rende... cioè io questa parte la farei vedere. Perché non è possibile. È un viaggio rapido, che cazzo ha di rapido un viaggio così? Il gioco ci si è rotto. Ci si è rotto a diversi livelli. Cioè proprio è spacca, è come un vaso cinese, è caduto al terzo piano. Non possiamo uscire dal viaggio rapido, Non si può. Però siamo arrivati senza farci beccare. Ma non è che è qualche abilità? E che fa? Rallenti il viaggio rapido. Bella abilità, no, del cazzo. No, abilità che però ti fa passare attraverso le città e cose, però... Sneaky sneaky. Non credo. Hey! Ma scusami, ma nessuno mi ha detto sta cosa. Okay, allora. Curva. Allora, non possiamo fare la resa. Quindi che vuoi fare? Vuoi dormire vicino a Thalberg? Dobbiamo salvare. C'è una casetta lì. Dobbiamo salvare, arrivarci di notte. Ma se non mi fa salvare se sto in missione è un problema, Quindi mi stai dicendo che il prossimo gameplay sarà un gameplay stealth, perché noi dovremo muoverci tra le tenebre di Thalberg e trovare Sir Davish nei suoi alloggi, perché stava dormendo in camera sua senza avere la chiave. Io la vedo un po' difficile.
Ah, ma è un... No. Oh, ma porca di quella... È bravissimo. Occhio, occhio. Sei morto. Sì, ma... Ma non ti pari. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay, sempre qui su Kingdom Come Deliverance. E sarà ricco di emozioni.